L'invecchiamento della popolazione è forse uno degli elementi più significativi degli ultimi 50 anni del millennio trascorso e sicuramente è una delle caratteristiche principali anche dell'inizio di questo nuovo millennio. Per invecchiamento della popolazione noi intendiamo che l'età media della popolazione ed in particolare della popolazione italiana sta progressivamente crescendo. Questo fenomeno è sostanzialmente legato a due determinanti. Il primo è rappresentato dalla riduzione della natalità e il secondo, ed è l'aspetto che interessa maggiormente chi si occupa di anziani e che studia le caratteristiche delle persone invecchiate, è rappresentato dal fatto che la longevità, caratteristica che è sempre esistita da quando è comparso l'uomo sulla Terra, è in realtà un evento che si sta allargando e rendendo sempre più disponibile per un numero più vasto di persone anziane. I punti fermi su cui noi possiamo costruire i nostri dati e soprattutto cercare di costruire gli scenari futuri sono rappresentati dai dati, dalle informazioni che derivano dai censimenti, vale a dire dai dati Istat, in particolare confrontando i dati del censimento 1991 e l'ultimo in assoluto che è quello del 2001. In effetti, se noi prendiamo e confrontiamo i dati relativi alla fascia dei soggetti giovani, vale a dire il gruppo dei soggetti fra 0 e 14 anni, noi possiamo, confrontando questi due momenti, 1991 e 2001, constatare che questo gruppo di individui si è ridotto percentualmente passando dal 16,2 al 14,2% della popolazione, il che vuol dire una riduzione numerica di circa 1 milione di nuovi nati in 10 anni. L'altro aspetto è invece rappresentato dalla crescita del segmento dei pazienti anziani, intendendo per pazienti anziani da un punto di vista demografico i soggetti di età superiore a 65 anni. In questo caso la tendenza è esattamente al contrario, nel senso che nel 1991 i pazienti anziani erano il 14,8% della nostra popolazione e corrispondevano a circa 8 milioni e mezzo e nel 2001, 10 anni dopo, sono diventati 10 milioni e 600 mila, rappresentando esattamente il 18,7% della popolazione. Questi due determinanti, la riduzione della natalità e l'allungamento della vita media e quindi la crescita del segmento delle persone al di sopra dei 65 anni, rappresentano certamente i principali determinanti, come abbiamo visto prima, dell'invecchiamento della popolazione. Quello che è altresì interessante notare è che all'interno del gruppo degli anziani sta crescendo significativamente il numero dei cosiddetti grandi anziani, vale a dire i soggetti di età superiore agli 80 anni. E questo, se vogliamo, è un dato estremamente positivo, perché questo ci dice come anche gli anziani abbiano la possibilità di estendere il proprio orizzonte di vita ad età che soltanto 10, 15, 20 anni fa sembravano assolutamente riservate a pochissime persone. E questo credo che sia un dato estremamente positivo. Quello su cui noi possiamo cercare di ragionare e di riflettere è quali siano sostanzialmente anche le ragioni per cui questo segmento dei grandi anziani tende a crescere progressivamente. Dico questo perché queste persone hanno necessità, che sono delle necessità assolutamente peculiari.
perché sono esse dei bisogni di carattere sanitario, sono dei bisogni di carattere sociale, sono dei bisogni che quindi devono vedere assolutamente una conoscenza della realtà del mondo dei grandi anziani e un'assoluta integrazione di risposte sia da un punto di vista sanitario che sociale. Il pianeta degli anziani, ed in particolare dei grandi anziani, è un pianeta composto da diverse tipologie di soggetti, di cui ne possiamo sostanzialmente identificare tre tipi. Il primo è rappresentato dagli anziani cosiddetti fragili, in quanto sono persone cariche di patologie croniche che minano e rendono veramente difficoltosa l'autonomia e l'autosufficienza delle persone. Per fortuna questo gruppo rappresenta certamente la quota minoritaria degli anziani. Un secondo gruppo è rappresentato dagli anziani che, pur in presenza di patologie croniche, mantengono un livello di autonomia e di indipendenza soddisfacente. Sono persone che sono quindi in grado di gestirsi, di vivere da sole, ancorché con un occhio attento da parte del nucleo familiare che sta loro vicino. Il terzo e ultimo gruppo è rappresentato dai cosiddetti anziani prestigiosi, vale a dire anziani che hanno mantenuto assolutamente integre le loro capacità fisiche, la loro cognitività, la loro fantasia, la loro capacità di ideare, di progettare, di programmare. Sono queste le persone che rappresentano veramente l'obiettivo a cui tendere, a cui cercare di portare sempre un più vasto numero di anziani nel futuro che abbiamo di fronte a noi. Ci si chiede e ci si interroga se si può invecchiare positivamente. La risposta è certamente sì. E credo che sia anche relativamente semplice senza dover accedere a particolari risorse. Il primo punto di fondamentale importanza è la lotta all'isolamento. Bisogna cercare di non vivere isolati, ma di partecipare alla vita della propria famiglia, cercare di mantenere contatti sociali, le amicizie, ed esistono infinite possibilità al giorno d'oggi per un anziano per non restare isolato. L'importante, ripeto, è averne la voglia, la spinta positiva. Il secondo aspetto riguarda certamente la promozione dell'attività fisica. Noi diciamo che non è mai tardi per iniziare l'attività fisica. Il pensionamento, la maggior disponibilità di tempo dovrebbero certamente promuovere un concetto, una cultura, una voglia di muoversi, e basta poca attività fisica fatta continuativamente per cercare di mantenere una performance positiva del proprio organismo. Un ultimo punto riguarda la nutrizione, la scelta degli alimenti, e la ricetta più semplice è quella di cercare di introdurre meno proteine animali e di privilegiare enormemente l'introito di frutta e verdura, perché attraverso la frutta e la verdura sicuramente possiamo introdurre delle difese fisiologiche che ci aiuteranno sicuramente a combattere una serie di elementi che certamente hanno un ruolo negativo nei confronti dell'invecchiamento positivo. Una delle caratteristiche delle persone anziane è anche la presenza di più patologie concomitanti. Esiste quindi una condizione clinica di instabilità, e questa rende ragione del perché gli anziani rappresentano degli utenti privilegiati delle strutture ospedaliere. Proprio per questo e per la forte necessità di persone, di personale medico che sia a conoscenza delle caratteristiche e delle peculiarità della persona anziana, l'Università degli Studi di Milano Bicocca e la Facoltà di Medicina ha realizzato un percorso di formazione, una scuola di specializzazione dedicata alla geriatria. Uno degli argomenti clinici che maggiormente preoccupa la persona anziana riguarda la demenza. Questo perché certamente la perdita di memoria e progressivamente dell'autonomia rappresenta uno dei timori fortissimi della persona anziana, anche perché questo corrisponde in realtà a una tematica clinica in progressiva crescita. Con l'obiettivo di dare risposte cliniche sempre più attente alla persona anziana, la nostra struttura clinicizzata, in associazione e grazie alla donazione e a un contributo liberale estremamente significativo della Fondazione Carlo Erbe e di Ager, ha realizzato all'interno dell'area di geriatria una struttura di terapia semi-intensiva dedicata alle persone anziane. E questa una struttura assolutamente esclusiva, nel senso che in Alta Italia è l'unico ospedale dove questa è presente, e rappresenta anche una fortissima opportunità per la persona anziana, che quindi non vede negato, nel caso del bisogno, per difficoltà logistiche, la disponibilità di attrezzature assolutamente di avanguardia.